Ciao a tutti ragazzi, sono Fra e benvenuti in questo nuovo video qua su Pokémon Next. Quest'oggi sono qui per parlarvi di una teoria che ho trovato recentemente su Reddit. Sembra veramente molto carina e sono qui per esporla e parlarne insieme a voi. Questa teoria spiegherebbe la vera identità del trio oscuro di Pokémon Bianco e Nero. Non so se ricordate quei tizi con capelli bianchi che sembravano dei ninja, esatto, quelli. Che sarebbero in realtà, udite udite, i tre capi palestra di Levantopoli, ovvero Chicco, Maisello e Spighetto, quello dell'anime, quello che viene visto ovunque praticamente perché è il nuovo Brock della quinta generazione. Ci sono tante piccolezze nel gioco e anche nel manga che fanno intuire che il trio oscuro siano effettivamente questi tre capi palestra. Ma presi singolarmente non contano niente, ma se li mettiamo insieme formano un puzzle molto più grande. E oggi sono qui appunto per spiegarvi queste piccolezze, diciamo. Partiamo dall'inizio, proprio dalla prima volta in cui vediamo i tre capi palestra di Levantopoli. Quando andremo dentro la palestra vedremo lo sprite di Spighetto, ovvero quello con capelli verdi. Ma avvicinandoci un attimo, sbucheranno dai lati anche Chicco e Maisello. Di solito nessuno si focalizzerebbe su una cosa di così poco conto. Ma se ci pensate un attimo, è molto strano che Chicco e Maisello spuntino dai lati e noi non li abbiamo mai visti prima di quel momento. Secondo questo utente di Reddit, infatti, si pensa che questi due capi palestra rimanenti possano essere sbucati come dei ninja. Classica tecnica di scomparsa, come per esempio quella di, non lo so, Greninja in Smash? Esatto, la stessa identica cosa. Ed è una bella coincidenza se fosse così, perché anche il trio oscuro, come sappiamo, sono dei ninja bravissimi. E anche loro usano, diciamo, questa tecnica, quindi già c'è la prima somiglianza. Se abbiamo iniziato con proprio il primo evento, ora parleremo di uno degli eventi finali del gioco, ok? Di Bianco e Nero. Quando ci sono tutti i capi palestra schierati per combattere i saggi, mancano alcuni capi palestra all'appello e sto parlando ovviamente di Chicco, Maisello e Spighetto. Questo perché, seguendo la logica della teoria, sarebbero in realtà già dentro il castello, ma non come capi palestra, ma bensì come trio oscuro, che era già dentro il castello per eseguire gli ordini di Gekis, quindi tutto tornerebbe. Durante il manga, sempre di Bianco e Nero ovviamente, notiamo che il trio oscuro è caratterizzato da un piccolissimo particolare, sto parlando delle maschere. Infatti ogni maschera ha dei lineamenti diversi, e questi lineamenti sono perfettamente uguali ai lineamenti che hanno in faccia, principalmente qua, le tre scimmie di quinta generazione. Sto parlando di Pampur, Pansage e Panseer, che sono i Pokémon dei tre capi palestra di Levantopoli. Un paio d'anni fa, quando scoprì per la prima volta questa teoria, le prove erano solamente queste. Ma, visto che, per fortuna, si scoprono sempre cose nuove sui giochi Pokémon, anche di giochi Pokémon vecchi, ovvero come sono state le bozze del trio oscuro. Infatti, se notate, i capelli sono molto più particolari rispetto a quelli che conosciamo noi, perché il trio oscuro che conosciamo noi ha una parrucca probabilmente, hanno tutti gli stessi capelli. Mentre nella prima bozza del trio oscuro notiamo che ognuno ha uno stile diverso, ha un taglio di capelli diverso. E confrontandoli col taglio di capelli dei capi palestra possiamo vedere che sono simili in qualche cosa, ma io personalmente direi che sono, diciamo, la versione ingigantita, ok, la versione gigamaxata, se vogliamo rimanere in tema, dei capelli dei ragazzi di Levantopoli. Quindi avrebbero fatto una parrucca a loro somiglianza, quindi comunque tenendo sempre quel taglio di capelli, però ingigantendolo ed esagerandolo, ok? Quindi tornerebbe veramente, veramente tutto. Adesso invece vi parlo un po' del mio pensiero riguardo questa teoria. Se ricordate bene, Pokémon Bianco e Nero erano stati pubblicizzati come un nuovo inizio per Pokémon, ok? Come una prima generazione 2.0, ok? Un nuovo inizio, un restart, un reboot, come volete chiamarlo. Quindi avrebbe senso che in quinta generazione ci siano delle cose che vadano a ricordare degli eventi accaduti nella prima generazione. Quello che voglio dire è che se nella prima generazione abbiamo avuto Giovanni che
oltre ad essere il capo del team malvagio, era anche un capo palestra, quindi era, diciamo, dentro, dentro il sistema della regione. Allo stesso modo potremmo avere delle reclute di un team malvagio, quindi il trio oscuro, anche se non sono solo reclute, ma bensì hanno un ruolo molto più importante dentro la trama. Ma questo trio, per insidiarsi dentro il sistema di Unima, potrebbero aver preso il posto dei capi palestra, quindi potrebbero essere diventati dei capi palestra e così avere una visione generale di tutto quello che succede a Unima, sia dal lato del team plasma, sia dal lato di un cittadino normalissimo della regione. Avrebbe senso, sarebbe un bel modo di omaggiare, diciamo, la prima generazione, e secondo me è stato proprio così, perché guardando tutto generalmente, secondo me almeno, l'idea di fare questo colpo di scena riguardante il trio oscuro c'era già dai primi lavori sulla quinta generazione e molto probabilmente hanno poi accantonato l'idea perché forse era troppo matura per un gioco di Pokémon, oppure perché non hanno avuto i fondi, non lo so, non possiamo saperlo questo. Però è anche vero che in Bianco e Nero 2, i diretti sequel, c'è un evento in cui, parlando con Chicco, ovvero il tizio con i capelli rossi, ci parla di quando i capi palestra di Levantopoli e il trio oscuro si sono incontrati. Quindi, basandoci su questo, tutta questa teoria non avrebbe senso, se non fosse che Chicco è uno dei capi palestra di Levantopoli. Quindi avrebbe senso se avesse mentito per sviare tutti i dubbi del protagonista e allo stesso tempo per sviare i dubbi di noi fan che stiamo giocando. Quindi potrebbe aver mentito perché comunque stiamo parlando di un flashback, ok? Stiamo parlando di Chicco che ci ha raccontato di quella volta in cui e così via. Quindi non sappiamo se avesse mentito o meno. La teoria rimane solida perché di certo non possiamo affidarci su un sospettato, diciamo, se vogliamo chiamarlo così. Direi che abbiamo detto veramente tutto riguardante questa teoria. Fatemi sapere se vi è piaciuta con un bel mi piace, perché molto probabilmente potrei portarne altre di queste, diciamo, teorie. Chiaramente non mie, perché non sono tipo da fare teorie, da scrivere copioni su copioni su copioni su copioni, però niente mi nega di raccontarvele con dei video. Se volete vedere la teoria originale, qua sotto trovate il link di Reddit. Vi ricordo inoltre di condividere il video con tutti i vostri amici, di commentare qua sotto dicendomi cosa ve ne è parso di questa teoria e di iscrivervi se ancora non l'avete già fatto. Attivate la campanellina, mi raccomando, per non perdervi i nostri prossimi video e passate da tutti i social che abbiamo in descrizione, come per esempio il gruppo Telegram pubblico, dove potrete entrare anche voi. Abbiamo anche Facebook, Instagram, il nostro sito che è bellissimo, quindi passate dalla descrizione per sapere tutto di noi. Io vi ringrazio per la visualizzazione, noi ci vediamo al prossimo video, bye bye!